conclusione, vado molto, state tranquilli, ma intanto farei un break sia per chiedere conforto con ulteriori spunti di riflessione, sia per sentire una voce importante di un associazionismo che su questi problemi è impegnato, con Celeste Grossi che fa parte dell'ACI Nazionale. Dal 22 febbraio è la prima volta che parlo in presenza e quindi vi voglio dire che sono contenta ed emozionata. E sono contenta soprattutto di essere qui a parlare non soltanto a compagni delle associazioni, della mia, l'ACI e l'AUSER di Lega Ambiente, ma anche a rappresentanti di lavoratrici e lavoratori, in particolare in questo tempo straordinario che è anche un tempo di smarrimento. Più di 25 anni fa il mio amico Alex Langer, ambientalista consapevole dell'intreccio tra crisi biofisica del pianeta e disuguaglianze economiche e sociali, diceva: nel mondo industrializzato si produce, si consuma e si inquina troppo, si spreca troppa energia non rinnovabile, si lasciano troppi rifiuti non riassorbibili, senza ferite dalla terra. Ci si sposta troppo, si costruisce troppo, si distrugge troppo. Accettare oggi la positiva necessità di una contrazione di quel troppo e di una ragionevole e graduale decrescita e rilanciare di fronte alla gravissima crisi un'idea positiva di austerità come stile di vita compatibile con un benessere durevole e sostenibile sarà possibile solo a patto che essa venga vissuta non come diminuzione, bensì come arricchimento di vitalità e di autodeterminazione. E ancora, perché ci sia un futuro ecologicamente compatibile, è necessaria una conversione ecologica della produzione, dei consumi, dell'organizzazione sociale, del territorio e della vita quotidiana. Scoprire e praticare i limiti, rallentare i ritmi di crescita e di sfruttamento, abbassare i tassi di inquinamento, di produzione, di consumo, attenuare la nostra pressione sulla biosfera e ogni forma di violenza. Oggi in tanti e tanti continuiamo a dire che il nostro paese, il nostro territorio non vogliono e non possono tornare come erano prima, né prima della pandemia, ma come erano già, ahimè, 25 anni fa. E quindi è necessario, urgente, attivarsi per trasformare in meglio sia il nostro paese sia il nostro territorio e sperimentare pratiche e politiche ad alto tasso di innovazione sociale, ambientale e tecnologica. Le pandemie hanno sempre forzato l'umanità a rompere con il passato, a immaginare un mondo nuovo. Anche a Ruta di Roi ci invita a farlo. Siamo di fronte a un cancello, un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo scegliere di attraversarlo, trascinandoci le carcasse dei nostri pregiudizi e del nostro odio, la nostra avarizia, i dati bancari, gli ideali ormai morti, i fiumi, i cieli inquinati, oppure possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a immaginare un nuovo mondo e a lottare per esso. Questo vale per un'associazione di promozione sociale come l'ACI, che continua a lottare perché la pandemia inneschi una presa di coscienza di massa del cambio d'era in corso, e ancora di più per il sindacato, che dovrà trovare un ruolo non difensivo, ma conflittuale e coraggiosamente creativo. Con il Recovery Plan abbiamo l'occasione per discutere seriamente non solo di come proteggerci dal virus, ma anche di salute, di luoghi di lavoro, di insostenibilità dell'inquinamento e dello spreco. E la discussione non deve rimanere nel Consiglio dei Ministri, in Parlamento, negli enti locali, tra forze politiche.
è necessario il coinvolgimento delle realtà sociali, dai sindacati alle associazioni ambientaliste, passando per il nostro mondo, quello del terzo settore. L'Italia ha bisogno di una vera e propria opera di ricostruzione, un ripensamento complessivo del sistema economico e degli strumenti di welfare. Una ricostruzione che non può avvenire in assenza di dialogo, perché senza l'apporto di donne e uomini in carne e ossa, cittadini attivi nelle organizzazioni e nelle associazioni di promozione sociale, c'è il serio rischio che il recovery plan possa trasformarsi in una collezione di progetti e di piccole azioni di potenziamento degli strumenti già in campo. Un rilancio futuro dell'economia, nella presunzione che sia essa e non la vita il bene primario, non è in grado di restituire il tempo rubato alla cura di sé e degli altri e del pianeta. La pandemia ci ha fatto comprendere che quel tempo è indispensabile. Una consistente riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è una risposta di giustizia sociale, ma anche un modo per ridistribuire lavoro in una fase in cui, a parità di produzione, il lavoro necessario si riduce. Ed è anche una risposta alla crisi ambientale. Sottrarre tempo al circuito produzione-consumo metterebbe in gioco le nostre energie per programmare la completa decarbonizzazione dell'economia, ridisegnare la mobilità ad uso collettivo, favorire attività di cura di sé, delle persone care e dell'ambiente, della biodiversità, dell'acqua, del suolo, del cibo e soprattutto di cura delle relazioni, anch'esse bene comune, che va nutrito di tempo per favorire la partecipazione democratica. È questo il momento di restituire tempo a fini sociali, per ridurre la divaricazione odierna tra lavoro ed esistenza, tra economia e vita, di avviare politiche sociali e di welfare che facciano i conti con le emergenze presenti, non solo quella sanitaria, ma anche quella ambientale, sociale e economica, di praticare e sostenere relazioni più profonde, ritmi più lenti che non sprechino ulteriormente le risorse naturali, non sacrifichino il diritto alla cura di sé e del pianeta. La riconversione ecologica dell'economia e la riconversione sociale camminano insieme e camminano sulle nostre gambe. E allora andiamo oltre il cancello, con ritmi più lenti, relazioni più profonde e più dolci, lavorando meno, lavorando tutte e tutti. Considerazioni molto importanti e che sicuramente non allontanano dagli scenari di cui stavamo discutendo prima di questo intervento, ma casomai chiariscono che c'è un pensiero ecologico che si struttura ormai da tanti anni nel nostro paese, non solo, sono stati citati anche Aldo Roy e altri esponenti importanti a livello internazionale, e che i tempi sono maturi perché un dialogo che per tanto tempo è stato difficile possa diventare più fattivo, più costruttivo e quant'altro. Io mi avvierei alla conclusione, anche perché so che poi la sala deve essere liberata e sanificata per un altro intervento, e appunto dedicherei la parte finale del nostro dialogo alle proposte che peraltro in buona parte sono già venute fuori e venivano fuori anche da quello che stava dicendo adesso Celeste, ma vorrei proprio cercare di concretizzare il più possibile. Io credo che il sindacato a volte abbia un piccolo difetto di comunicazione, perché alcune cose importantissime e bene che vengono fatte non riescono a diventare di dominio comune, rimangono magari patrimonio di una singola categoria, di un piccolo gruppo. Dico questo perché appunto navigando un attimo
per preparare questo incontro, mi sono imbattuto in un convegno della FIOM su siderurgia, automotive, metalmeccanica e industria. Mi sono imbattuto nella giusta transizione della mobilità sostenibile, convegno organizzato da FIOM insieme a Sbilanciamoci. Mi sono imbattuto in alcune prese di posizione, interviste anche della nostra interlocutrice di Gianna, che dicono delle cose molto molto chiare. Una di queste, quella che veniva citata al termine del suo ultimo intervento, e cioè una agenzia per lo sviluppo. Quindi ecco, chiederei proprio a Gianna di approfondire ulteriormente tutti questi aspetti, e glielo pongo un po' come domanda provocazione: non sarebbe davvero necessario a questo punto che il sindacato indicasse un suo preciso elenco di opere prioritarie che rispondano ai requisiti che abbiamo fin qui discusso e che lo faccia diventare davvero un momento di generalizzazione delle esperienze virtuose che in parte ha costruito e gestito e soprattutto di potenzialità sul territorio? Sì, abbiamo qualche problema di comunicazione, questo è vero. Adesso abbiamo anche qualche contraddizione, io non la nego, il conflitto ambiente-lavoro si è nutrito in questi anni di episodi anche legati a situazioni e contesti ben noti, ma noi, Umberto poco fa ha ricordato la piattaforma integrata, dove abbiamo provato a dare una risposta a, diciamo così, una idea di contrattazione territoriale di categoria che rispondesse alle necessità della decarbonizzazione, della riconversione delle produzioni, eccetera, le cose che ci stiamo dicendo, di cui stiamo parlando. Ma ben prima il nostro sindacato propose, era il 2013, un piano del lavoro che affrontava esattamente alcune dei temi e delle questioni che abbiamo discusso oggi. Definendo le priorità che un grande piano di investimenti, anche all'epoca necessario, e ad oggi ancora di più necessario, finalizzato alla creazione di lavoro, doveva affrontare. Parlava di manutenzione del territorio, parlava di interventi sul versante della cultura, parlava di sostegno alla ricerca e all'istruzione, e non lo riporto. Quindi tu mi chiedi quali sono le priorità del sindacato. Noi, e se c'è una roadmap, mettiamola così, no? Se c'è un elenco. Sì, l'elenco c'è ed è ufficiale perché l'abbiamo presentato in Parlamento i primi di settembre, proprio sui temi del recovery plan. Cioè, quando io dico, e quando diciamo tutti, perché credo che su questo siamo d'accordo, non vanno disperse le risorse in mille rivoli, vanno date risposte a chi ha subito, a quegli anelli deboli, diciamo, del nostro sistema, dei nostri sistemi pubblici del paese, e soprattutto vanno date risposte ai bisogni delle persone, perché la pandemia non è democratica e ha colpito, soprattutto per quanto riguarda gli effetti, soprattutto chi è più povero, chi era più fragile, e sta continuando a colpire queste categorie di persone. Allora indichiamo lì l'elemento, come dire, prioritario di intervento, e definiamo anche quelle che per noi devono essere le scelte, molto chiare, molto nette, senza ambiguità. Insisto su questo punto perché conosciamo molto bene tutti, credo, l'assalto alla diligenza che spesso in determinate condizioni si crea, no? L'abbiamo visto nei mesi scorsi sulle risorse determinate dagli spostamenti. Ecco, in questo caso noi abbiamo davvero un'occasione imperdibile e dobbiamo avere la responsabilità tutti, non soltanto di partecipare alle scelte, di dire la nostra, perché riguarda il paese tutto e quindi ci deve essere una responsabilità collettiva, una partecipazione collettiva. E vanno ascoltati tutti, sono molto d'accordo con le cose che diceva la compagna rispetto alla partecipazione delle associazioni, assolutamente d'accordo. Allora, venendo alle priorità, quali sono? Noi crediamo che una prima priorità si chiama sanità, rafforzare il sistema sanitario, si chiama rafforzare il sistema socio-sanitario, socio-assistenziale territoriale di questo paese, che è stato abbandonato per politiche
regionali, anche sbagliate, che hanno sguarnito un pezzo fondamentale della risposta sanitaria pubblica. Questa per noi è una priorità. Due, seconda priorità, istruzione e formazione. E all'interno di, e non, dice, non indichiamo soltanto, come dire, il titolo, diciamo anche da dove bisogna partire. In questo paese bisogna dare una risposta a partire dai bambini e dalle bambine. Innalzare il numero bassissimo degli asili nido, perché questo determina non soltanto una risposta anche occupazionale, ma è soprattutto una risposta educativa fondamentale se vogliamo evitare dispersione scolastica, povertà educativa, eccetera. Aumentare i tempi scuola, generalizzare, estendere, rendere obbligatoria la scuola dell'infanzia. E su questo versante dell'istruzione e della formazione ci tengo a dire una cosa, perché noi abbiamo un grandissimo problema di ricostruzione di un sistema di formazione permanente per i lavoratori, le lavoratrici, i cittadini e le cittadine, che in questo paese è frammentato, quello sì, in mille rivoli. È necessario, perché oggi affrontare il tema della riconversione green, il tema della transizione digitale, i cambiamenti che nel lavoro ma anche nella società si stanno determinando, abbiamo bisogno di questo. Noi siamo il paese che è a livelli più bassi per livelli, diciamo così, di comprensione del testo, cioè abbiamo uno dei peggiori record. È un tema che io pongo, e lo sento, scusate, particolarmente, perché tra l'altro era la mia, è una parte del mio percorso sindacale, questo, lo sento particolarmente perché è anche un'esigenza democratica. Sguarnire l'istruzione, sguarnire, non avere un sistema di formazione pubblico che abbia le caratteristiche, che accompagni durante tutto l'arco della vita delle persone, è un default democratico. Poi, oltre alle questioni che ho detto sulla precarietà, vanno rafforzate le reti pubbliche. Non solo con le risorse del Recovery Fund, ma quelle risorse possono aprire degli spazi di bilancio che ci consentono oggi di non affrontare i temi del pubblico come la solita retorica che abbiamo sentito anche nelle settimane scorse, fannulloni e quant'altro, ma rafforzare quei sistemi che sono la spina dorsale necessaria per far funzionare le cose. Possiamo semplificare il mondo, ma se non abbiamo una pubblica amministrazione digitalizzata, efficiente, ma anche con le persone che fisicamente ci sono, è evidente che noi alcuni di questi passaggi non riusciremo a cogliere. E poi crediamo che oggi parlare di riconversione ecologica e di decarbonizzazione significa anche fare una scelta molto netta. C'è un tema, si chiama manutenzione del territorio, manutenzione delle opere pubbliche, tra l'altro abbondantemente elusa negli anni che avevo alle spalle, anche se finanziata, spesso finanziata da fondi europei. Allora, facciamo una cosa semplice: se uno degli obiettivi a cui facevo riferimento poco fa, no? Quando ragionavo e raccontavo delle indicazioni date anche nelle linee guida, se uno degli obiettivi è l'efficienza energetica, a mio parere una delle grandi opere di questo paese è sicuramente rimettere in campo uno straordinario intervento nelle scuole, negli ospedali, negli edifici pubblici, che coniughi la manutenzione all'efficienza energetica. L'altra grande opera di questo paese è la manutenzione e la cura del territorio. E questi sono tutti interventi che o delle reti idriche, credo che sia una platea che conosce benissimo i dati rispetto al fatto che in questo paese almeno la metà delle risorse idriche si perdono per il fatto che siamo un colabrodo da questo punto di vista. Ma l'acqua, sul quale la mia organizzazione ha fatto una battaglia in un referendum di qualche tempo fa sull'acqua pubblica, ma l'acqua è un bene straordinario e finito. Dobbiamo cominciare a metterci in testa che la dobbiamo tutelare, salvaguardare, e dobbiamo mettere in campo tutti quegli interventi necessari perché questo bene prezioso
sia raccolto e non sia disperso. E questo serve anche per i cittadini. Poi posso continuare, dico altre due cose. C'è un tema che a mio parere è molto importante che riguarda la scelta energetica. E su questo non ci possono essere ambiguità. Facciamo tutte le scelte importanti che dobbiamo fare sul versante dell'idrogeno, ma c'è un tema che si chiama riqualificazione, anzi smart grids, reti intelligenti, reti elettriche intelligenti, e c'è un tema che si chiama investimenti nelle energie rinnovabili. Perché la retorica della transizione, che è sempre una transizione fatta in buona parte con i fossili, non ci sta nel Recovery Fund. Qui va presa davvero, ho fatto una scelta. È chiaro che noi abbiamo bisogno e avremo bisogno per un lungo periodo del gas, per sostenere un pezzo, però non possiamo pensare che noi parliamo di transizione energetica e poi continuiamo a investire nelle fonti fossili. Questo non è dato, ma ho fatto una scelta, tra l'altro una scelta di prospettiva, è una scelta importante sul versante occupazionale, è una scelta importante che coniuga anche qui ricerca e intervento economico. E ultima questione, che mi sta molto a cuore, è il tema delle città. C'è una straordinaria necessità di riqualificare l'edilizia pubblica in questo paese, c'è una straordinaria necessità di mettere in campo una strategia o un'agenda, chiamatela come volete, per le città che abbia i tratti appunto della sostenibilità ambientale, ma soprattutto che sia integrata. Questo è un paese che non ha una strategia per le città. Cosa intendo dire, per essere chiara? Che tenga dentro mobilità sostenibile, che metta dentro qualificazione dell'edilizia pubblica, rigenerazione urbana delle periferie. Abbiamo tutti interventi spot. Tra l'altro, interventi spot frammentati anche rispetto ai finanziamenti. Allora, rifare un quadro e rimettere in campo un'idea che non è complicata, ma già l'elemento tiene dentro gli elementi della complessità e al tempo stesso prova a costruire interrelazioni tra le politiche, tra le varie politiche, da quelle abitative a quelle dei trasporti a quelle della mobilità. È fondamentale per affrontare la decarbonizzazione. Non possiamo pensare che questo tema rimane fuori. Infine, ultima questione, ovviamente c'è un tema molto caro che si chiama digitalizzazione e connessione, però c'è un passaggio che voglio fare rispetto alla riconversione ecologica. In questo paese noi abbiamo 20 aree di crisi complessa e non so quante aree di crisi non complessa. La stragrande maggioranza, soprattutto delle aree di crisi complessa, che in questi anni hanno avuto tutta una serie di sostegni di varia natura, non sto a fare la spiegazione perché siamo in ritardo, molta parte di queste aree si trovano in SIN, cioè siti di interesse nazionale per le bonifiche. Allora, anche qui, oggi, molto concretamente, se dobbiamo scegliere e definire da dove partire per la riconversione ecologica delle produzioni, tra l'altro alcuni sono siti ben noti, da Taranto a Gela, al Piombino, a Terni, cioè qui stiamo parlando di siti produttivi ma nel contempo di contesti dal punto di vista industriale in crisi spesso da tempo. Allora, se dobbiamo decidere da dove si parte per fare la riconversione, per ricostruire anche un modello di sostenibilità della manifattura, anche di quella più inquinante, cominciamo da qui, ce ne abbiamo già, non ci inventiamo cose, di nuovo la pletora di incentivi, no? Insisto su questa cosa degli incentivi perché una delle cose che sta dentro i progetti che ho avuto l'occasione di leggere è appunto ulteriori 60 miliardi di incentivazioni varie. Non abbiamo bisogno di aggiungere incentivi, abbiamo bisogno di ridurre e di rimettere a sistema quelle che ci sono.
a partire appunto dagli interventi fiscali che si possono mettere in campo sui sussidi ambientalmente dannosi con tutta la progressività che vogliamo, però io penso che questo sia diciamo un obiettivo. Ora non so se sono stata esaustiva nell'elenco, ma quello che volevo far capire è che ce l'abbiamo, la roadmap è ufficiale, miglioreremo la nostra comunicazione. Grazie, esaustiva e detto un intervento molto utile, molto lucido. L'ultimo spunto che vorrei porre io come moderatore prima di dare spazio